Bentornati da Radio Arca, siamo Brigitte, Francesco e Andrea. Qui al Fiuggi Film Festival, grandi serate di cinema sotto le stelle, con i migliori film italiani della scorsa stagione cinematografica. Dopo esserci emozionati con Indivisibili, ieri abbiamo visto Il Padre d'Italia, un film on the road con Luca Marinelli e Isabella Aragonese, che raccontano in chiave originale il desiderio di paternità. E proprio il legame padre-figlio sembra essere il tema che lega un po' tutti i film del festival, vero Andrea? Sono d'accordo, Francesco. Oggi entriamo nel cuore del festival. Non solo masterclass, retrospettive e divertimento, oggi è ufficialmente iniziato il concorso. Ci fai una panoramica del festival, Francesco? Sì, sono tutti film in anteprima nazionale provenienti da festival europei. Molti sono opere prime e prevalgono toni cupi, atmosfere dark e l'alta tensione del thriller. A volte i personaggi sono alla ricerca di un genitore che ha un passato oscuro, altre volte invece gli adulti si ritrovano in mezzo a sottili drammi psicologici. E tutti sembrano spinti dal desiderio di vendetta. Grazie Francesco. Chissà se la pensa così anche il direttore del festival, Angelo Astrei. Daniel l'ha intervistato per noi. Bene, allora siamo qui con il direttore Angelo Astrei. Innanzitutto siamo curiosi di sapere con quale prospettiva hai scelto questi film, dove li hai trovati e qual è il filo che li lega tutti quanti insieme. Bella domanda. Allora, il filo è il tema stesso, quindi prospettive. Ogni film di quelli in concorso e anche di quelli in retrospettiva, ma con particolare sulle anteprime nazionali, è legato dal fatto di offrire una prospettiva nuova o diversa rispetto a qualcosa che solitamente si vede da un punto di vista più canonico, standard. La ricerca invece è nei festival più grandi di noi e con i contatti con le case di produzione e distribuzione grande. Quindi durante l'anno si viaggia a Berlino, Cannes e si cerca di prendere contatti per portare dei film in Italia, possibilmente che sia un'anteprima nazionale. Quest'anno sono 7 anteprime nazionali, quindi benone così. C'è una cosa importante da notare del festival, siamo arrivati alle doppie cifre. Quali sono le prospettive invece per il futuro del festival, dato che un giorno potrebbero venire altri festival più piccoli a chiedervi dei film? Durante la serata conclusiva faremo tutti quanti degli interventi. Tutti i ragazzi che hanno fatto poi video durante l'anno nella rubrica 120 secondi faranno degli interventi e io dovrò provare a parlare un po' di serie TV. Pensavo a come strutturare l'intervento e mi veniva in mente di fare un parallelismo tra il festival e le serie TV. Quindi il Fuji Film Festival ogni anno è come se fosse una stagione. Teniamo in bilico, vediamo poi cosa succede nella stagione successiva e andiamo avanti. Le prospettive sono quelle di crescere e potenziare soprattutto il programma dal punto di vista degli incontri e dal punto di vista dei film. Queste sono le grandi novità. Ogni anno proviamo a fare una novità, la giuria giovane, i credits l'anno scorso, lo spostamento e l'inizio delle rubriche su Facebook quest'anno. E per l'anno prossimo e per i prossimi una novità l'anno e cerchiamo di andare avanti così. Appunto per le rubriche di Facebook, raccontami un po' come ti è venuta l'idea dei 120 secondi? Ogni anno deve avere una novità. Noi come festival, come iniziativa, si soffre un po' la carenza di contenuti, perché durante quegli 8 giorni ce ne sono in abbondanza, durante tutta la restante parte dell'anno c'è poco da raccontare. Dato che l'anno scorso ho vinto una scommessa, dopo che abbiamo proiettato Isis for Stanley, ho vinto la scommessa con un ragazzo che era sicuro, o meglio io ero sicuro, che nessuno a Fiuggi Alta conoscesse un film di Kubrick. Io ho detto, chiediamo 5 persone a caso. Se qualcuno conosce un solo film di Kubrick, io ti pago l'aperitivo, altrimenti al contrario, l'aperitivo l'ho vinto io. Quindi un po' per bilanciare i contenuti, un po' per avviare questa specie di alfabetizzazione, anche se è un termine bruttissimo, ma il concetto è quello, cinematografica, abbiamo deciso di fare un video al giorno per 18 mesi. Ne sono passati 6 per adesso. Andata. E per oggi è tutto. Seguiteci sui social e a risentirci alla prossima puntata di Radio Arca.